di 80 volte in visita da vescovo e cardinale prima che anche le pietre imparassero il suo nome da papa. Tante sono le volte in cui Karol Wojtyła sostò nella chiesa romana di San Stanislao, il cuore dei polacchi nella città eterna, una comunità che domenica scorsa, a una settimana esatta dalla festa mondiale per la canonizzazione di Giovanni Paolo II, si è radunata in modo più familiare per celebrare nella chiesa nazionale il papa diventato santo, assieme a Francesco, il successore che gli ha spalancato la vetta del cielo. E il papa, accolto da una grande folla all'esterno di San Stanislao, ha presieduto la messa identificando nell'apostolo Pietro, che nel Vangelo del giorno annuncia con forza la risurrezione di Gesù, il Pietro giunto dalla Polonia 36 anni fa, pieno di altrettanta energia apostolica. Così è stato Giovanni Paolo II, vera pietra ancorata alla grande roccia. Nei momenti di tristezza e di abbattimento, quando tutto sembrava perduto, egli non perdeva la speranza, perché la sua fede e la sua speranza erano fisse in Dio. La storia, ha ricordato Papa Francesco, ha insegnato ai polacchi che per entrare nella gloria bisogna passare attraverso la passione e la croce, e non un passo di questo percorso ha saltato in vita San Giovanni Paolo II. E voi, ha domandato il Papa ai presenti, volete seguire questa strada? È vero, siamo viandanti, ma non erranti. È in cammino, ma sappiamo dove andiamo, eh? Gli erranti non sanno. Siamo pellegrini, ma non randaggi, come diceva San Giovanni Paolo II. I due discepoli di Emmaus all'andata erano erranti. Non sapevano dove andassero a finire, ma al ritorno no. Al ritorno erano testimoni della speranza che è Cristo, perché avevano incontrato Lui, il viandante risorto. Anche noi, ha concluso il Papa all'omelia, possiamo diventare viandanti risorti se la parola di Gesù riscalda il nostro cuore e la sua Eucaristia ci apre gli occhi alla fede e ci nutre di speranza e di carità. Anche noi possiamo camminare accanto ai fratelli e alle sorelle che sono tristi e disperati, e riscaldare il loro cuore col Vangelo e spezzare con loro il pane della fraternità. San Giovanni Paolo II ci aiuti ad essere viandanti risorti. Al termine della messa, Papa Francesco ha ricambiato il calore della comunità salutando e intrattenendosi a lungo con i presenti, benedicendo un gruppo di senza tetto e ricevendo in dono un'immagine di Gesù misericordioso. Un congedo pieno d'affetto, suggellato da una promessa: questa è la prima tappa del mio viaggio in Polonia.